È stato rinnovato il protocollo d'intesa tra il Parco Divertimenti e Faunistico di Città della Domenica e il Comune di Perugia. I due soggetti si impegnano alla promozione turistica reciproca sui rispettivi siti web e alla collaborazione per iniziative ed eventi che verranno di volta in volta concordati, anche con l'obiettivo di favorire la fruibilità del parco da parte di studenti delle scuole perugine. Con l'occasione sono state anche annunciate le novità che il parco propone per la stagione 2022. Tante attrazioni che purtroppo sono dovute rimanere chiuse quest'anno torneranno ad essere visitate. Quindi sarà un anno ricco di eventi, di novità anche in termini di spettacoli e attività, con una grande attenzione a quello che è l'aspetto naturalistico e l'insegnare ai bambini e anche ai genitori come approcciarsi con gli animali, come vengono curati. Abbiamo dei progetti molto importanti a livello nazionale che stiamo portando avanti e speriamo di poter arrivare alla meta che ci siamo prefissati, e siamo convinti che il nostro parco, insieme al Comune di Perugia e alla nostra città, potranno puntare veramente in alto. Un parco rinnovato a partire dalla viabilità interna per una più agile fruizione da parte delle famiglie, che potranno inoltre spostarsi comodamente anche a bordo dello storico trenino. Rinnovata ancora l'area western, dove riaprirà pure il bar, il tutto con la collaborazione dell'artista Kirill Kolachov, che si è occupato anche del restyling del cavallo di Troia, una scultura dimenticata negli ultimi anni e ora pronta a essere nuovamente ammirata. Città della Domenica punta anche a rilanciare il già apprezzatissimo rettilario, nel quale si possono osservare non solo coccodrilli, serpenti, caimani, tartarughe azzannatrici e iguane, ma anche nuovi fossili come quelli di ittiosauro e celacanto. E poi ancora, riguardo agli animali, è in arrivo dallo Zoo di Lisbona una famiglia di suricata. Confermati infine gli spettacoli della falconeria, western e le fiabe itineranti per bambini, ma la conferma più importante è quella del biglietto, acquistabile nella formula ridotto o intero. Se si acquista il biglietto intero si entra gratis tutta la stagione. Il primo turista di una città deve essere l'abitante della città, perché significa appropriarsi di un luogo, farlo crescere e farlo apprezzare poi a tutte le persone che arrivano successivamente. Città di Domenica è stata ed è ancora un luogo veramente attrattivo. L'idea che il Comune di Perugia possa fare la sua parte per cercare di supportare in tutti i modi la Città di Domenica è una cosa che viene pressoché automatica.